Stamattina andiamo alle isole, ancora non le ho mai viste. Andiamo con mia sorella, mio cognato e le bambine, quindi sarà una bella giornata divertente. Abbiamo il traghetto fra 35 minuti, bisogna volare. Un tempo californiano. Suoni diesel, non sono abituato a sentire diesel. You tired, Lina? Buon island? Yeah! Yeah. That was good. Yeah, it's so. Stiamo andando alle isole. Island. Isola Madre, ragazzi, bellissimo. Questo è un parco fantastico. Se siete qua in zona, venite a vederla perché ne vale la pena veramente. Ci sono tre isole: Isola Madre, Isola Bella, Isola Pescatori. Questa è la prima tappa. E ora andiamo a vedere questo parco. Io sono stato qua solo due volte nella mia vita. Adesso con le bambine e Nicole è comunque interessante, mi fa piacere tornare a vedere. Questa è la vista. Oh, spettacolo! Questa è l'isola dei pescatori, l'altra isola che stiamo visitando, è bellissima. Un sacco di negozietti, un sacco di viuzze e un sacco di gente anche. Merita, merita veramente. Oggi è una giornata fantastica. Ragazzi, uno spettacolo incredibile, incredibile, veramente bello, ci siamo divertiti. Devo essere sincero, buon pranzo, ho speso un po' di tempo con mia sorellina, le mie nipotine, le mie roccotte, ma ce l'abbiamo fatta. Ora sono andato a incontrare due persone che forse conoscete già, qua vicino, proprio a 2 chilometri da casa mia, ragazzi, 2 chilometri. Una persona che conoscete molto bene sul mio canale, lui ha speso un po' di tempo con me nell'America e l'altro invece lo conosco oggi. Sono contento che poi siamo concittadini, si può dire. Siamo quasi arrivati, ora ve li presento. Vai!
Porca paletta! Lui è una persona che è così, lo conoscete ogni tanto, Mister Navari. Ciao caro. Ciao caro. Ciao, ciao. Che strano vederti in questa terra. Via Chidale. Piacere. Ciao grande, dammi un abbraccio, va a fare il timidone, oh. Via. Mister Navari, c'è Chidale. Strano, veramente strano ragazzi, pensare che siamo qua, eravamo qua un chilometro di distanza e torno indietro di qua. Un momento di silenzio per questo momento perché è raro. Gli Achidale lì è americano! Che storia. Mi fa provare. Voglio farti prima vedere una cosa in camera. Questo è il risultato. Andare come spero non capiti anche a me, perché sennò dopo un minuto ero già tu dici sono caduto ma voglio sconfiggere la paura e vado, esatto, ancora sì. Beh, questo è il giusto. Uno. Ad Arona mi fa provare. Benvenuto ad Arona. Ma ragazzi, ora mi faccio male, ti capito? Quindi te lo metto in modalità eco. Bravo, eco. C'è più che quanto fai con un vetro? Eco, in eco. Spettacolo ragazzi. No. Però non è mica male, eh. Quant'è che va di autonomia? 38 km. Jesus. Ragazzi, questo è uno spettacolo. Da paura, da paura. È la prima volta che provo uno skate elettrico. Mamma mia, ma tu sei pazzo. Questo è eco. Io mi ammazzo. Prena. Questo è eco. Questo è eco. No, io ho paura. No, nel senso che lo puoi regolare andando. Vai a spingere sopra. Hai capito? What? No, non si sente già che pompa. Ma te sei pazzo. Tutto quello che. No, tu sei pazzo. No. Ma te sei fuori. Quanto costa sto coso? $600. $600? Questo è da comprare. È su un sito cinese. Perché non mi dai il link? Adesso ti do il link. Ma in realtà se sei. Facciamo una pubblicità! Se passate sul mio canale sono $20 di sconto, se vuoi. Grazie mille per avermelo detto. Mr. Novari 18, eh? MRNBD 2018. Io ve lo dico. Ragazzi, fa paura, un po' di paura ce l'ho. Il mio segue è molto più schifoso. Poi sbanda un po', devi prendere la mano. La mano, sì, io ho stretto tutti quanti i track, però nonostante quello è una belva. Grazie Mr. Novari per farmi. Sono qua. Grazie per farmi fare questa esperienza. Se mi faccio male, Nicole ti fa un. Sì, lo so. Che tu non ti immagini neanche. Ho avuto un momento di panico. C'era un piccolo balzellino, mi sono un po' ingrugnato. Mi sono devi andare. È come il mio segue. Quindi, Pro mode. Guarda! Oh man! È pazzo! Prova a farlo con te sopra. Sì, certo, così ci vado per terra di nuovo. Mister, detto il nobody. È troppo veloce. È bellissimo, è troppo bello, veramente. Vedere Mister Nobody e me presente, ovviamente. In uno stato che non è il nostro. Stato che non è il nostro. Sembriamo due spaesati che camminano per Arona. Non so se te ne sei accorto, ma hai detto sorry al tipo prima. È un po' difficile, ma siamo qua, io e Mister, ragazzi. Ancora una volta, in Italia, non ci posso credere. Porca paletta. Provo a fare una gran cagata. Le camere sono aperte. Eccolo. Vero Valderone. Quindi grandioso ancora, sono troppo contento di aver conosciuto Jackie Dale. Lo conoscete già, lui è un famoso di YouTube. Abbiamo il capello. 600.000. Abbiamo il capello quasi uguale. Ah, grazie mille. Sì. Figurati. Non mi sta cagando. No, tranquillo. Ah, ciao. Ciao Walter. Grazie. Ciao, care.